La città di Agrigento è sotto shock per il terribile incidente stradale avvenuto stamattina sul viadotto Acragas che ha causato 3 morti e il ferimento di 2 bambini. Il più grande, Mattia, di appena 6 anni, versa in gravissime condizioni in un letto d'ospedale palermitano dove il piccolo è giunto con l'elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Punto condotta da un 85enne, Luigi Avellone, dopo aver impoccato contromano l'arteria per circa 150 metri, si è scontrata frontalmente con una Mercedes classe A, con alla guida un assistente sociale, Nazarena Piro, 40 anni di Agrigento, al 5° mese di gravidanza. A bordo del mezzo anche i suoi 2 figli. Un impatto violentissimo, l'anziana e la donna sono morti sul colpo, così come il feto che portava in grembo. A prestare i primi soccorsi anche il sindaco della città dei Templi, Marco Zamputo, che in quel momento procedeva sullo stesso tratto di strada. Trasportati con le ambulanze i 2 fratellini, Mattia di 6 anni ed Elia di 4 anni, disperate le condizioni del primo, trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Villa Sofia di Palermo, solo una frattura al femore per il secondo, ricoverato al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto per diverse ore hanno lavorato i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile che, dopo i rilievi del rito, stanno ricostruendo l'esatta dinamica del tragico incidente stradale.